Cosa sarebbe stato il Varietà senza le piume di Struzzo? No, perché tu dicono, d'accordo, la vedette, il fantasista, il giocoliere, il cantante, e le piume di Struzzo? C'era un grande caratterista napoletano che si chiamava Gustavo De Marco, qui al quale tanto deve Totò, che aveva un grandissimo dubbio. Se sarebbe stato più spettacolare una donna completamente rivestita di piume di struzzo e basta, e di fianco uno struzzo nudo, o viceversa. Ultimo gioco, ci sono ancora 14 punti, quindi nulla è perso. Forza! Tu Giovanni, che sei uno della Guardia di Finanza e poi eri in squadra con il mitico Maurilio De Zolfo. Eh sì, all'epoca sì. Quindi devi dare la carica a tutti quanti. Qui dentro ci sarà Andrea, che è andato a vestirsi da struzzo, mentre Elena cosa farà? Io dovrò portare a Lucrezia e a Giovanni le uova che prenderò dal paniere che Andrea mi poserà dentro. Le uova d'oro. Questo è il gioco delle uova d'oro e davvero io vi auguro di trovare le uova d'oro, ovvero se non 14, anche 12 punti ci accontentiamo. Speriamo. Marcella e Peter in questo momento si apprestano a presentarci l'ultimo gioco. Abbiamo parlato di struzzo e delle uova di uno struzzo. Sapete che lo struzzo le uova le fa... fa delle belle uova, insomma, le uova di Pasqua. Voi avete presente l'uovo di Pasqua, quello che si vince quando si va al numero del lotto? Ecco, quello lì è stato preso come esempio dall'uovo di struzzo. Ce ne sono tante di queste uova di struzzo. Ora i concorrenti in una manche unica devono recuperare queste uova di struzzo, portarle su un cappello da jolly, metterne 4 su questo cappello da jolly, poi piazzare il cappello da jolly sopra una colonna e lì terminerà il tempo. Chi vince, vince. In questo ultimo giorno del mese di settembre, forza Italia, forza Cogne. E qualsiasi risultato dopo quello che è successo quest'estate, comunque, ci sta bene. Allora, pronti? 3 minuti e 30, tensione, la si sente qui sul campo, noi cerchiamo di scherzare, ma la tensione c'è tutta. Partiti! Partiti! Giovanni, Andrea, Lucrezia e Marica. Abbiamo la nostra telecamera su di loro. Arrivano! Ora il tutto sta nel riuscire a trovare le uova. L'Italia ha trovato il primo! L'Italia ha trovato il primo ed è in testa con il primo uovo! È importante che queste uova vengano messe molto bene nel cappello, che non cassino. Poi ne ha trovato uno la Britannia, la squadra britannica, uno la Grecia, uno il Portogallo. E l'Italia sta cercando disperatamente il suo secondo. I cechi hanno già trovato il secondo. Lo stiamo trovando noi il nostro secondo. Difficoltà per l'Italia. I cechi hanno già trovato il terzo, ma sanno dove sono. Guardate come stanno cercando i ragazzi. Devono trovare le uova d'oro. Valgono solo le uova d'oro. Stanno muovendo tonnellate. Il nostro struzzo. Andrea sta muovendo tonnellate di sassi e di sabbia. Siamo arrivati al secondo uovo. Sono poche. Bisogna metterne 4. Da metterne 4, credo che gli ungheresi, che non hanno molto bene gli ungheresi. Il terzo per noi, il terzo per noi, gli ungheresi stanno arrivando, gli ungheresi stanno arrivando. Ma è caduto un uovo agli ungheresi, devono andare su tutte e 4 le uova, questo è molto importante. I portoghesi in difficoltà, noi abbiamo 3 uova, sono arrivati gli svizzeri, sono arrivati gli svizzeri per primi. Forza col quarto uovo, ragazzi, ce la possiamo ancora fare! Ce la possiamo ancora fare! Gli ungheresi sono arrivati anche loro e dovrebbero aver vinto! Sono arrivati anche i britannici, sono arrivati i greci! In difficoltà, noi non troviamo l'ultimo uovo! Arrivano i cechi adesso che stanno perdendo in casa qui a Canovivari, dove hanno organizzato la finalissima! Dovrebbe essere la vittoria degli ungheresi all'ultimo gioco. Sta salendo il cappello da jolly dei cechi. Non troviamo il nostro uovo, ma ce l'hanno messo. Ma siete sicuri che lo struzzo l'ha fatto l'uovo lì? Non è che fosse uno struzzo che magari faceva 3 uova e poi non ce la faceva più. Lo struzzo l'ha fatto l'uovo lì. Doveva farne 4 di uova. Dai Giovanni, guarda come sta cercando. Anche il portoghese, a dire il vero. Le due squadre che venivano date fra le più temibili avversarie, eccole lì, che non trovano l'uovo.
Arrivano in porto anche noi. No, niente, non è quello buono. Arrivano anche i portoghesi. E a questo punto ce la dobbiamo fare, perché tutti hanno messo il loro uovo. E quindi tutti hanno messo il loro uovo tranne noi. Quindi nessuno può più toglierci questa posizione. Se troviamo l'uovo, quella di settima posizione nell'ultimo gioco, se troviamo l'uovo, mi viene voglia andarla a cercarlo anche a me. Mi seguite con la telecamera? Venite, 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 no, perché voglio togliermi un dubbio io, ma è un dubbio che può venire anche alla gente a casa. La frenesia della finalissima, magari non l'hanno messo dentro, rifacciamo la manche. Perché è possibile che solo i nostri non hanno trovato l'uovo? Guarda come stanno cercando qua, ragazzi, vengo dentro anch'io. No, no, piano, piano, piano. No, ma qui nell'angolo, vieni un po' qui Paoletta, nell'angolo qua. Eccolo! Eccolo, c'è! Sera. Ma si può fare un uovo? Tutto macchiato anche, ma non è neanche un uovo, ma guarda, ma che uovo! È un uovo questo qui! Io sono uno che sa perdere! Io perdo io, se non, non mi lascio! Finalissima di tutti senza frontiere. L'importante è saper perdere. Con spirito? Con spirito e con... vorrei vedere i ragazzi, no, a parte di scherzo, se noi abbiamo scherzato, io sono andato perché volevo trovarlo l'uovo, che com'è che non saltava fuori? L'avevano infilato nell'angolino più bieco, nel mio microfono? Sì. Nell'angolino più bieco l'avevano infilato, per cui era difficilissimo trovarlo, ma tant'è, hanno messo le uova e poi hanno scaricato dentro dalla sala. Bisogna dire che questi erano tutti giochi di grande fortuna. Sì. I ragazzi si erano preparati moltissimo, la squadra era molto motivata, erano tesi, caricatissimi, però... E c'è stato un momento, attenzione, prima dell'ultimo gioco matematicamente potevamo ancora vincere. È un disastro essere arrivati ultimi qui perché purtroppo in classifica ci butterà giù. Ma siamo la nazione che ha vinto di più quest'estate, sì, e mai l'Italia come nel 1993. Vai a chiamare i ragazzi, dai, che li portiamo tutti alla nostra postazione e facciamo con loro una...